toglierò un dentino perché avete male a questo dente e quindi io farò di tutto per farvi stare bene. Quindi vi auguro un buon relax. Salve, buongiorno signora, buongiorno, mi dica, cos'è successo a questa piccola creatura? No, ti fa male un dentino tesoro, devi stare tranquillo, vedrai che adesso ci penseremo noi, sistemeremo tutto, sai? No, no, non si deve preoccupare. Stai tranquillo, che adesso ci pensiamo noi. Va bene? Non ti devi preoccupare, tesoro. Devi stare tranquillo. Adesso ti faccio accomodare in questa sala di qua. E io arrivo subito, va bene? Ok. Salve. Salve signora, salve. Cosa è successo a questa piccola creatura? Cosa ti è successo, tesoro? Ma no. Ma ti fa male un dentino? Perché sono i denti da latte. È normale che li devi perdere perché poi crescono i denti, quelli più forti. Quindi devi stare tranquillo che adesso ci pensiamo noi, ok? No, no. Tesoro, vedrai che andrà tutto bene. È un intervento di routine, tranquillo e sereno. Sai quanti bambini come te vengono a togliersi i dentini perché gli fanno male? Tanti, 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 tanti. Tu devi stare tranquillo e sereno, ok? Me lo prometti che starai tranquillo e sereno? Sì, la tua mamma ti aspetterà qua fuori in sala d'attesa. Tu adesso la mia assistente ti accompagnerà nell'ambulatorio di qua e io arriverò subito tesoro. Tranquillo, no, 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 non piangere tesoro, no, vedrai che andrà tutto bene, non sentirai nulla, devi stare tranquillo, tesoro, dai, coraggio, va bene, io adesso arrivo, va bene, eccoci qua tesoro. Sei pronto? Ok. Adesso guardiamo un po' la tua bocca. Tu ti devi solamente rilassare. Ok. Guarda cosa ti do. Guarda cosa ti do. Ti do un amico. Te lo tieni stretto in mano così ci puoi anche giocare.
essere ancora più coraggiosi. Tieni tesoro, tieni. Eccolo qua. Adesso rilassati pure. Io andrò a mettere i guantini, ok? No, no, stai rilassato tesoro. Tranquillo, tranquillo che facciamo in un attimo. Non devi avere paura, ok? Vado a mettermi i guantini. Ok. Ti piace quel giocattolino lì? Bello, vero? Quello lì ti rilasserà ancora di più, vedrai. Ok. I guantini li ho messi. Allora, andiamo a controllare un po' la tua bocca. Apri la bocca. Lo togliamo, metto la luce più forte. Allora, apri bene la bocca che vediamo un attimo. Eccolo qua. Sì, andiamo a fare questo qua. Allora, io adesso andrò a metterti uno spray al limone che è anestetizzante e tu non sentirai nulla. Ok, andrò a darti uno spray per anestetizzante, ok? Bene. Aspettiamo qualche secondo e poi andremo a togliere il dentino. Farò un colpo secco, ma non sentirai male, non sentirai. Pronto tesoro. Bene. Allora vado, Ok. Perfetto, allora ti do un altro po' di spray. Ecco qua, perfetto.
fare. Allora, non ci esce più sangue adesso perché ti ho dato anche un altro spray per fermare il sangue. Allora, tutto bene, tesoro? Com'è andata? Non hai sentito niente, vero? Bene, come pensavo. Ok. Allora, adesso. Ah, grazie, tesoro, grazie mille. Ti è servito, vero? Sì. Mi aspetti un po' fuori, che io adesso arrivo, ok? Adesso arrivo. Eccoci qua, signora. Eccoci. Guardi, il suo ometto è stato coraggiosissimo. È stato di un bravo. Sì, sì. È vero, tesoro. Vedrai che adesso crescerà il dentino sotto e starai meglio. Non ti devi preoccupare. No, adesso non sente male perché gli ho dato un anestetico, però è probabile che qualcosa entro la notte gli dia fastidio. Allora io le do, signora, queste compresse da prendere. Gliene dà una al giorno per circa 3 giorni. È un antibiotico. Ok, è un antibiotico, sono 3 compresse da dare per 3 giorni dopo la colazione al mattino. Tenga. Ok, perfetto. Questa qua l'aiuta a guarire prima la gengiva e dare far sì che il dentino cresca più sano e tranquillo senza infiammazioni.